connesse per questa attività di volontariato nelle soluzioni valide, però durante quanto viene. E quindi si dà tutto gratuitamente, insomma, quindi oggi come oggi non è facile, insomma, quindi, però almeno c'è la soddisfazione così di dare qualcosa a questa gente, ovviamente. Che ricompensa con un sorriso di riconoscimento, perché di più non può scontare, nessuno vorrebbe niente di più, però insomma si rendono conto di quanto è importante. Quindi, ma la maggior parte arrivano tutti, accettano di buon grado, accettano il momento, eccetera, non c'è. C'è solo qualche italiano che si un po' così, però quello che poi alla fine, insomma, tutto sommato continuano a venire, vengono soddisfatti o magari anche trovano una forma per ringraziare. Aggiorniamo un attimo al giornalista sul fatto che ha fatto il suo aiutatino. Sì. In realtà è diventato, rispetto agli altri ospedali, è così tanto di eccellenza che adesso chiunque fa investimenti in ospedali, nella zona dell'Africa in particolare, in Sudan e così via, prendono come esempio, come standard minimo, quello che ha messo Emergency adesso, per cui è un elemento di grande, non soddisfazione per chi ci lavora dentro, ma di spinta verso gli altri. Molti americani hanno questi finanziamenti, si incentiva a un livello altissimo, cosa che invece abbiamo visto anche in Cameron da lui. Abbiamo visto che sono degli ospedali invece che forse fatti bene, costruiti bene dai tedeschi, dai francesi e così via, però dopo il sistema è più difficoltoso da mandare a regime altissimo nonostante le strutture positive, perché poi ci vuole un modo di operare da parte di tutto il personale che diventa difficile da mantenere, mentre il volontariato consente di avere un'idea in più, che è quella che voglio fare il meglio perché lo faccio per qualcosa che non è per lo stipendio ma per qualcos'altro. D'accordo, assolutamente d'accordo. Ecco, tutto qua. Io penso che è possibile per un direttore fare qualche immagine di ambulatorio? Sì. È fattibile? Assolutamente, se ti vendono. Sì. Sì, sì. Sono, ovviamente non stanno funzionando, non si stanno cercando di far vedere la struttura, altrimenti sì, sono solo più contenti. Certo. Contenti dopo, ti lasciamo da te, tanta gente.